Salve a tutti amici di YouTube e di Facebook. Oggi, in occasione per le feste pasquali, vi proponiamo la videoricetta della colomba pasquale. Questa videoricetta la potete trovare benissimo nel mio nuovo blog, il blog di Giallo Zafferano. Trovate Pastry Chef Giuseppe Deiana, la colomba pasquale a lievitazione naturale. La colomba pasquale è un dolce lievitato, morbido, soffice, con uvetta, canditi, ricoperto da una glassatura croccante di mandorle. Prima di avviare la ricetta, bisogna fare due rinfreschi molto ravvicinati della pasta madre per avere un lievito ben forte, per avere degli ottimi risultati con le nostre colombe. Per vedere come preparare la pasta madre, potete andare a vedere e a cliccare il video del lievito madre. Lì ci sono le prime fasi per formare la nostra biga per fare il panettone o la colomba pasquale. Cliccate qui a sinistra nella mia mano i link menzionati. Ricordate di lasciare un bel like. Prima di avviare la ricetta, bisogna effettuare due rinfreschi della pasta madre molto ravvicinati. Fatto il secondo rinfresco, la nostra pasta madre, come notate, ha già raddoppiato e adesso siamo pronti per avviare la ricetta del nostro impasto per la colomba pasquale. Adesso passiamo al primo impasto. Gli ingredienti sono 300 g di pasta madre, 87 g di burro morbido, 87 g di zucchero, 125 g di latte, 375 g di farina Manitoba. Sciogliamo lo zucchero nel latte . Ok, poniamo la pasta madre nell'impastatrice, avviamo e cominciamo a versare piccoli pezzettini di burro. Aggiungiamo poco alla volta, a piccoli pezzettini, il burro morbido. Aggiungiamo l'ultimo pezzettino. Adesso il burro è già incorporato, aggiungiamo il latte assieme allo zucchero poco alla volta.
Adesso aggiungiamo la farina. Come noterete, il nostro impasto è ben incordato, liscio, omogeneo ed è quasi pronto. Il nostro impasto è pronto. Come noterete, è bello liscio, incordato, ma è morbido. Facciamo una piccola perlatura in questa maniera. E il nostro primo impasto per le colombe pasquali è pronto. Adesso facciamo il nostro taglio a croce. Così. Adagiamo il nostro impasto nella ciotola. Lo chiudiamo ermeticamente. Per evitare che si contamini con l'aria o con altri odori che ci possono essere dentro il forno. Adesso andiamo a metterlo nella nostra camera di lievitazione che abbiamo creato in casa con il forno e la facciamo lievitare per 30 minuti. Apriamo il forno. Come notate, c'è sempre l'acqua calda all'interno del forno. Il forno caldo a 80 gradi, l'abbiamo spento e adesso lo chiudiamo con il nostro primo impasto. Ci vediamo fra 30 minuti. I nostri 30 minuti sono passati e il nostro primo impasto ha già raddoppiato. Ok. Adesso passiamo al secondo impasto. Per il secondo impasto gli ingredienti sono 500 g di farina Manitoba, 175 g di zucchero, 125 g di latte, 150 g di burro morbido, 5 g di sale,
6 tuorli d'uovo e aroma di pasta d'arancio e pasta di limone. Infine 500 g di canditi d'arancia a cubetti. Sciogliamo lo zucchero assieme al latte. Mettiamo da parte e cominciamo a incorporare per prima il burro. Versiamo il primo impasto, che è già raddoppiato, nell'impastatrice. Chiudiamo. Incorporiamo il burro pezzettini alla volta. Ricordiamo prima di far incorporare il primo pezzettino di burro e poco alla volta gli altri pezzettini. Aggiungiamo l'ultimo pezzettino. Aggiungiamo adesso il composto di zucchero e latte. Adesso uniamo gradualmente la farina. Facciamo incordare per bene. E aggiungiamo il sale. Come noterete è sempre ben incordato e adesso aggiungiamo la pasta d'arancio e la pasta al limone. Metteremo, come si dice, un cubi, quanto basta. In questo caso, con questi due aromi, il limone e l'arancia, andiamo a creare quel profumo del panettone della colomba. Mettiamo circa 2 cucchiaini e mezzo
di arancio e 2 di limone, anzi 2 e mezzo di limone. Chiudiamo e azioniamo. Adesso andiamo ad aggiungere poco alla volta i tuorli d'uovo. Lo facciamo incorporare uno alla volta. Adesso aggiungiamo i canditi d'arancio. Chiudiamo. Il nostro impasto è quasi al termine, facciamo incorporare bene i canditi. Il nostro impasto è pronto. Adesso lo togliamo dall'impastatrice e lo adagiamo sul piano di lavoro. Facciamo questo lavoro delicatamente. Prendiamo un pezzettino di burro, lo spalmiamo un po' sul piano di lavoro. E facciamo le nostre pezzature per fare le colombe. Allora, da questo impasto ne abbiamo ricavato circa 2,6 kg di impasto per le colombe. E se noi faremo delle colombe circa da mezzo chilo,
1 kg e 750. Facciamo le pesate. È 1 kg. Tagliamo questa bilancia. Facciamo una perlatura in questa maniera. La leggiamo qui. La nostra perlatura anche per questa, mettiamo qui, passiamo un po' di burro sopra con le mani stesse sporche, in modo tale che non si fa la crosticina di sopra. Allora, dopo che abbiamo posto l'impasto sul piano di lavoro già imburrato precedentemente, adesso lo mettiamo a riposare per circa 20 minuti. Adesso prepariamo le nostre colombe su questi pirottini a forma di colomba. Cominciamo con la di 1 kg. Facciamo un salsicciotto in questa maniera. Così, bello delicatamente. E lo tagliamo in due. Adesso lo adagiamo in questa maniera. Prima facciamo le ali. Dopo facciamo il resto del corpo. Così. Adagiamo per bene l'impasto nel pirottino. Questa è la prima colomba, ricordate sempre di pesare la pasta. Togliamo in due. Leggiamo e facciamo così le ali. Facciamo il resto del corpo. Così.
così. Vediamo quello che è rimasto, vediamo quanto pesa. Ok, pesa 500 grammi, prendiamo il pirouettino da 500 grammi e lo andiamo a inserire nel pirouettino. C'è anche questo metodo, noi abbiamo fatto due tagli, una croce, possiamo anche metterlo direttamente tutto il pezzo di pasta e lo adagiamo per tutto il pirouettino. Chiudiamo così. Dal nostro impasto abbiamo ottenuto queste tre colombe, due da un chilo e una da mezzo chilo. In tutto l'impasto è 2,5 kg. Adesso le facciamo riposare per 20 minuti. Nel frattempo noi prepariamo la nostra glace, la mettiamo sparsa sulla nostra colomba e poi la mettiamo a lievitare per circa 6 ore. Prepariamo adesso la glace per guarnire le nostre colombe. Occorrono 80 g di nocciole tritate, 16 g di mais, 30 g di farina, 100 g di zucchero di canna, 100 g di albume d'uovo, 16 g di amido di mais, 80 g di mandorle tritate. Mettiamo lo zucchero di canna planetaria, le nocciole tritate, diamo una miscelata così, aggiungiamo la farina, l'amido, scoliamo, mettiamo in planetaria con la frusta, azioniamo lentamente. E aggiungiamo i bianchi d'uovo. La nostra glace dovrà essere cremosa e ben compatta. Montiamo un poco. Ok, la nostra glace è pronta e adesso la disponiamo nelle nostre colombe. Con l'aiuto di un cucchiaio disponiamo la nostra glace.
in questa maniera. Potete anche metterne poca, dipende quanto ne volete mettere. Aggiungiamo le nostre mandorle. Le disponiamo nel centro, in modo tale che quando lievita la nostra colomba non cadono per terra. Ok, facciamo un'altra. Lo allarghiamo con l'aiuto del cucchiaio e lo spatoliamo. Mettiamo un po' poco. Questo picco mettiamo le nostre mandorle. Infine aggiungiamo dello zucchero a granello. Così tutto sparso. Mettiamo anche qui. Le nostre colombe sono pronte, adesso le facciamo lievitare per circa 6 ore dentro il forno spento. Inforniamo a forno caldo a 200 gradi circa per 10 minuti, poi a 180 gradi per 30-40 minuti.
queste sono le colombe appena sfornate. Adesso andiamo a inserire i nostri ferretti per capovolgerli in maniera tale che l'umidità non collassi tutta al centro e la nostra colomba pasquale, come nel panettone, l'umidità fa collassare il centro. Allora noi capovolgiamo e li teniamo capovolti per ben 12 ore. Ok, aspetta, spostiamo un po' queste. Andiamo a inserire i nostri ferretti con la nostra colomba appena calda, cioè direi appena sfornata. Ok, inserito i nostri ferretti, dovete trovare qualsiasi cosa d'appoggio perché la parte superiore della colomba deve stare sollevata. Trovate qualcosa, tipo dei rotoli di carta, la pentola, non credo, perché la pentola non è che avete una pentola in questa maniera. Comunque, se l'avete, va bene. L'importante è che i nostri ferretti facciano poggiare la nostra colomba un po' più sollevata. Io ho trovato questo sistema. Mettiamo questi limoni come appoggio della nostra colomba, così, come notate, la nostra colomba è sollevata, non è poggiata sulla teglia, e come abbiamo fatto con questa facciamo con tutte le altre due che abbiamo sfornato. Inseriamo anche questi ferretti qui, facendo sempre attenzione. I nostri limoni, capovolgiamo la nostra colomba così. Ok, come vedete la nostra colomba resta ben sollevata dalla teglia, notate? Utilizzando questo sistema la colomba è bella sollevata. Ok, passate 12 ore, togliamo i nostri ferretti, ok, facciamo così, togliamo tutto, togliamo i ferretti, e come vedete le nostre colombe sono pronte. Sono pronte per essere degustate, ma nel frattempo le possiamo anche confezionare in appositi sacchetti per alimenti, in maniera tale che la nostra colomba si mantenga bene, specie che si deve preparare alcuni giorni prima di Pasqua. Ok, vi faccio vedere il confezionamento. Prendiamo questi appositi sacchetti, aspetta, facciamo un po' di spazio. Opla! Mettiamo qui, esattamente. Usiamo questi aggeggini. L'altra,
Voilà. L'altro. Come notate, le nostre colombe sono ben confezionate e la nostra durata è di circa 2 mesi. Quello che vi raccomando è l'infornata delle nostre colombe. Allora, riepiloghiamo. Forno caldo a 200 gradi per 10 minuti circa. Poi a 180 gradi per 30-40 minuti. Vi raccomando, seguire dettagliatamente queste istruzioni per l'infornare. Allora, vi ho fatto vedere il confezionamento, ma vorrei anche farvi vedere anche all'interno. Allora, ne apriamo una, vediamo questa da parte. Ok, prendiamo il coltello e tagliamo la nostra fattina. Anzi no, tagliamo al centro, così vi faccio vedere come è venuta la nostra colomba. Voilà, avete visto? Facciamo un altro pezzo così. Così, avete visto? E che dire, le nostre colombe sono pronte, ho fatto una piccola esposizione per fare una bella foto e come notate, noterete anche la nostra colomba tagliata, come viene all'interno. Che dire, se vi è piaciuto il video mettete un bel like in questa maniera e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Cosa aggiungere? Ricordatevi di mettere un bel like al video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Auguro una buona Pasqua a tutti gli amici di YouTube e di Facebook e a tutto il mondo. Ciao a tutti da Giuseppe Deiana.